E nuovamente pronti qua al vostro servizio al Caster Desk, Giovanetti e Karen. 1-0, bello decisivo, bello secco, bello aggressivo di questi outplayed. Bello deciso, oltre che decisivo, perché abbiamo visto degli outplayed davvero in forma nel game 1 e siamo già ai posti di blocco per la prossima partita, quindi non vedo l'ora di vedere come questi matchco proveranno ad adattarsi a quella che secondo me è stata una sconfitta anche non preventivata, perché avevano messo giù abbastanza bene i pezzi della loro scacchiera, e questa secondo me è anche una cosa che va a impattare molto sul mental dei giocatori. Tu sei lì che ti aspetti di vincere e perdi, che cos'è successo? Sono gli avversari più bravi? Abbiamo sbagliato qualcosa noi? E devo dire che in questo l'Analyst Desk ha secondo me centrato molto il segno. Comunque è stata una partita molto poco comunicativa, quella dei matchco. È stato un game 1 dove abbiamo visto una giungla abbastanza disconnessa, non dal resto del team, ma dalle necessità di quella draft del team. Sì. E come dicevi, draft, siamo in Champion Select, stessi side, non è cambiato nulla fino adesso, non continua a non cambiare nulla. Stavo proprio tenendo un po' il fiato sospeso perché Carmen era stato il primo ban e non il secondo, quindi solitamente può voler dire che è cambiata qualche priorità, ma rimaniamo ancora sul liscio e sul lineare. Se parliamo di ban, potremmo anche vedere per questi 6 pick, per questi 6 ban appunto, il Salty Ram, che poi però è qualcosa di diverso dai match come l'aspetto. Principalmente perché non puoi impostare lo stesso piano di gioco. Se hai identificato in quei campioni qualcosa di problematico per la tua draft, va benissimo rimuoverli, ma infatti non abbiamo visto che le selezioni degli outplayed sono state problematiche, è il come è stata giocata la partita a rendere quella draft problematica, perché poi a un certo punto gli outplayed hanno draftato triplo scaling più Lee Sin. È una draft molto lineare, ha un piano di gioco standard, solo che l'hanno giocato bene, l'hanno giocato meglio di quanto i matchco provassero a non farglielo giocare. Vediamo se verrà anche confermato il Jace first pick. Anche quello è un pick che tutto sommato in isolamento fino a un certo punto ha funzionato contro la console, quindi può essere ancora la volontà di giocarsela in maniera scacchistica, nel dire c'è stato qualche problema di esecuzione e non tanto di pick in sé. E invece cambia completamente la direzione sulla corsia inferiore. Ci sono ancora secondo me delle forti risposte a Xayah, come dicevamo prima si può giocare corsia da Rass, ancora Ashe è disponibile se lo vuoi mettere di fianco a Varus e cercare con Venzer, storicamente giocatore proprio di questa categoria di campioni, quella doppia lane aggressiva, però sì, l'avere giocato una lane così aggressiva a bot side ha portato la draft di matchco ad avere una bomba orologeria sulla testa. Sapevi che se quel Varus non andava a funzionare a un certo punto Xayah andava oltre. Questa Xayah invece ti lascia una partita completamente aperta. Sì, ok, ne parliamo dopo. Si genera comunque il mismatch up di gittata di Xayah contro Jace, quindi di nuovo siamo su un territorio dove se Jace prende vantaggio si tiene quel vantaggio, ma qui c'è un altro problema. Se dobbiamo parlare di snowball, quello è Draven, è il campione che vuole snowballarti in faccia. Sì, ed è un fortissimo deterrente dal Rakan, quindi non dovrebbe arrivare Rakan in accoppiata con Xayah. Arriva Navai, perché è un campione che non ha problemi nel gestire il fatti da parte, la spazzata appunto di Draven, la sua, e quindi arriva quel vecchio pick dalla giungla per Seaboy. Non mi aspetto vai particolari, non mi aspetto vai tendenzialmente. Infatti arriva quella Kali che avevamo chiamato nella partita di prima. Sì. Volevamo questo Sixten in grado di pilotare meglio la mappa, volevamo un Sixten in grado di prendersi delle responsabilità più individuali, perché alla fine Jace, tu dici, è un carry, è vero, si può prendere le responsabilità individuali, ma non è quel side laner che in qualsiasi condizione lo metti, se ha due oggetti si mangia la side lane. Uh-huh. È un campione che deve arrassare per apparecchiare la tavola, avevamo detto prima, doveva fare quello per il team, e quindi comunque serviva poi un team per andare a mangiare su quella tavola imbastita. Akali è molto più indipendente come campione, come tra l'altro racconta anche la sua narrativa. Outplayed però bannano Rakan, e quindi nonostante il deterrente di Draven si aspettavano quel campione. Comunque in accoppiata con Xayah posso anche capire il perché, nel senso ci può assolutamente stare. Bannano Malphite, quello mi piace tantissimo perché poteva essere un lock per Asidi devastante in questa partita contro la tripla fonte di danno fisico estremamente lineare anche in questo caso da parte degli Outplayed. Potremmo comunque aspettarci un tank da parte sua, vedremo se sarà il caso. Ah, lo banniamo Aurelion Sol adesso, eh? Lo rispettiamo di Ace. Questo significa che si aspettano Jace top a prescindere, sì, dalla situazione, cosa che non è da dare per scontata. Intanto arriva Heimerdinger, per quanto sia virtualmente possibile il flex di Heimerdinger come solo laner, quello è un Heimerdinger support per Venzer, quindi comunque volontà di giocare prio. Curioso aver rivelato adesso il supporto, vogliono tenere aperta la possibilità di giocare giocare flex su Jace e quindi counter piccare alla correnza alle lane. Il punto è che Jace è un buon pick contro Akali,
Quindi a prescindere io lo metterei mid in queste condizioni. Per questo, da parte di Machko, quel ban su Aurelion Sol mi è un po' stranito. Arriva Ashe. Ashe più tiratore da corta gittata è una cosa che abbiamo visto in alcuni scenari. Abbiamo visto alcune Ashe Xayah in internazionale, abbiamo visto... Abbiamo visto Ashe anche con Kai'Sa, sì. Anche se il funzionamento di Kai'Sa e Xayah è fondamentalmente abbastanza diverso, rimangono questi tiratori da scaling a bassa gittata, ma con questa ibridizzazione da spellcaster che le rende così efficaci nel meta attuale. Quello però è Kled. Sì, e siamo già due campioni inarrestabili contro Draven, che sì, devono passare in mezzo alle torrette, subire tanti danni. Ok! Ed eccolo risolto il problema. Campioni inarrestabili che devono andare in, che devono... avvicinarsi agli avversari, contentissimo Swain. Vuoi ballare? Balliamo. Sì. Swain, tra l'altro, corsia centrale contro Akali, quindi non ci sarà il follow-up con Jace su Akali come ci aspettavamo prima, ma effettivamente rispondono con uno Swain che nelle mani di The Haste può arrivare a brillare. In maniera non simile a quella Aurelion Sol, ma non è simile nell'ottica che comunque il funzionamento di Swain ed Aesol è molto diverso. Ma l'idea alla base del piano di gioco è simile. Tu vuoi comunque far accumulare risorse a questa mid lane e avere questa ingombrante presenza di questo mago da controllo nelle schermaglie. Cosa che tra l'altro con Draven, con Heimerdinger, diventa molto facile seguire. Draven ovviamente vuole snowballare, Draven ha bisogno del... non tutto il suo team per canalizzare quegli shutdown, ma di attenzione da parte di Stefan. Ma Stefan con Lee Sin ci ha già soddisfatto nel primo game della serie, quindi non vedo perché non dargli fiducia. E tante responsabilità in più rispetto a prima, anche per... anzi, rispetto a prima no. Rispetto a quanto visto prima, però, da parte di Click sì. Perché questa sarà una botlane, l'hai detto, infernale. Una botlane difficilissima da gestire, ma è un game 2 che sta per iniziare. Allora prepariamoci a dare il via a questa danza che... porterà una di queste due squadre in U-Masters. Ricordiamo, gli Outplayed sull'1-0 conducono la serie al momento e si danza tutti quanti. A proposito, tutti i botlane sono in 10, pronti a staccarsi. E non ci sarà Heimerdinger nei cespugli? Anzi, sì, scusatemi. Non ci sarà però tutto il team di Machko qui a far compagnia a Vizzy che piazza un lume. C'è la polizia. Vediamo, è un gran classico. È un gran classico avere il 5-man stack per rispondere ad Heimerdinger. Il problema è che Venzer sta comunque trovando i suoi spazi. VZZ reagisce alla prima torretta, Venzer ha comunque quelle come primo livello. Bisogna però stare attenti adesso. E Venzer è tanto in avanti con flash e ustione senza possibilità di scappare. Arriva la prima raffica, arrivano i danni. Fatto flashare via, non connette su quella Heimerdinger. La tagliola di Asidi che prende invece un bel colpo di torre. C'è anche l'ustione, no, che arde, ma non è abbastanza. 32 HP per Asidi. E questo è un inizio strano. Intervista. Sentiamo un attimino cosa ne pensa Raresh di quello che è successo. Sono in compagnia di Raresh per la consueta battuta rapida con i coach, avremo poi anche prossimamente con Apples. Raresh, devo immediatamente chiederti se in Game 1 ci siete sembrati uscire molto bene da quella draft, ma poi vi è mancato evidentemente qualcosa per eseguirla al meglio quella draft. Senti che siete davanti anche in questo Game 2? E che cos'è quel qualcosa che dovete fare meglio indispensabilmente per portare a casa il punto? Allora, sicuramente i ragazzi, me compreso ovviamente, eravamo tutti contenti della draft del Game 1, siamo contenti della draft del Game 2, anche con un piccolo aggiustamento, con il Xayah first pick, che è cambiato un pochettino, e avendo visto che loro hanno tanta prize su quel pick. Però oltre a questo... siamo tutti quanti confident, sicuramente un po' di nervi, e penso che la gestione dei nervi sia quello che ci serve per cambiare le sorti da questo game. Grazie mille Raresh, buona partita. Grazie mille. Tanti nervi nella prima partita, quindi per questi Machko. Ci sta. Abbiamo quello che ci serve adesso, vediamo se sarà abbastanza questo qualcosa. Ci sta, comunque è appena iniziata la prima BO5 dei playoff, comunque una BO5 sull'upper bracket, quindi ti stai giocando l'accesso diretto all'EU Masters, l'abbiamo detto prima, ci sta a essere tesi. Parlando di tensione, Sixten sulla mid lane ne sta subendo e non poche da questo Swain, di tensione ce n'è tanta, ma c'è anche Seaboy. Sì, e di Ace non ha nessun luogo dove andare, arriva lo spaccaferro, potrà flashare via forse, ma i Machko sono ancora lì a raggiungerlo. Eccoli, pugni in faccia da parte di Sixten e di Seaboy. È proprio il jungler a prendersi la prima uccisione.
curioso che ci fosse tutta quella pressione da parte di Ace senza la minima copertura, né da parte di Stefan né da parte della visione, perché comunque sei uno Swain, non sei un campione che balla tanto, avevi bisogno di occhio. In avanti abbiamo già visto utilizzata la cortina fumogena, costretta a flashare via da comunque un intervento di The Ace che non trova nulla. E la Mavenzer iniziano a subire su questa corsia inferiore, il che è particolare perché uno è abituato a vedere Merdinger come campione che vuole impostare priorità a sua volta, ma è anche vero che Ashe gioca bene contro Merdinger perché ha più gittata delle sue torrette. E qui Seaboy che subito va ad interagire con Stefan, capitalizzando su quella che è una delle, uno degli aspetti più forti di Vi. Vi è un fortissimo campione nell'1v1 in early game, sì, contro gli altri jungler, specialmente contro jungler fragili tendenzialmente come questo Lee Sin. Gli vai a sottrarre ulteriormente armatura, passeggi ancora sul lume, sì, poi vai tranquillo, non ti preoccupare, non ti hanno visto, non ti notano affatto. Comunque lupi presi da Stefan, perde un po' di tempo, sì, poi ha farmato solo neanche metà della sua giungla, due campi e un arco granchio, e ora deve ancora completare tutto il suo quadrante, okay, mentre Stefan è in avanti minaccioso su Sixten, scusatemi, ma non trovano l'aggressione su questa Kali'Sa. È una Akali che comunque, per quanto possa subire, come abbiamo detto prima, a un certo punto al suo stato di forma ci arriva. E qui ci spostiamo anche su un altro discorso, perché Akali, Kled, Vi, qual è la cosa che comune a questi tre campioni? Vogliono la backline avversaria. E se dobbiamo parlare di fonti di peeling in una backline in cui hai un Draven da tenere al sicuro per mantenere anche le sue stacche di adorazione in cassaforte, beh, non è facile. Swain è vero che è molto ingombrante come presenza, è vero che non è facile da ignorare, ma è facile da bypassare. Puoi correre oltre Swain e raggiungere Draven se la draft di Machko prende il via. E comunque lo vediamo da tabellone, questa è una draft che per adesso ha dei piccoli vantaggi sparsi un po' su tutta la mappa. Sì. L'unico che sta soffrendo davvero è Asili, che comunque ha uno studio e non ha un teletrasporto, quindi non può commettere troppi errori nella gestione della wave, perché altrimenti sarebbe estremamente punito. Deve giocare in maniera un po' più cauta del solito, ma sappiamo che Asili spesso e volentieri vuol dire solo kill in top lane. Quindi vediamo, l'appunto, si va in avanti, viene sbalzato via da Skarl e sbalzata all'indietro anche da Stenboss con la martellata, quindi cerca quello lean, è un trade che non va chiaramente a suo favore, ma caricherà la barra del coraggio e cercherà il secondo round con Stenboss. Sten comunque decide immediatamente di disinnescare, aveva evidentemente rispetto per quelle tendenze violente che già in apertura erano state abbastanza pericolose, ma stavano per tornare fuori cooldown, e quindi Asidi, quando vai ad ingaggiare per un all-in del genere è perché sai che quelle tendenze violente torneranno online in forma smontata, non, minimi sembra un po' eccessivo, forma smontata, e quindi voleva recuperare in fretta tutta la barra di HP di Skarl. Vedi un po' zonato dalla wave, questo è il momento Draven, lo sappiamo molto bene, trovi un po' di vantaggio nella gestione dell'ondata su un certo rimbalzo, poi ovviamente i minion arrivano e questa è uno slow push che viene costruito sostanzialmente, click e Seaboy anche in giro per la mappa, quindi non c'è Ashe botlane che può dare assistenza a Xayah. Arrivato invece Venzer, flash che è tornata a disposizione dopo quel livello 1, quindi si parte con il gioco alla pari davvero adesso. Questa è una singola uccisione, siamo in una fase di partita molto molto comoda, mentre Asili cerca di salire nuovamente a cavallo di Skarl. Occhio a Sten perché non ha assolutamente mana, ma Asili decide di non cercare giocate folli. Beh, Asili adesso a Skarl e a Seaboy. La giocata folle magari non era ancora da preparare, però qui con la carica di Kled disponibile, con l'ustione e il flash disponibili, Jace è verosimilmente morto sotto torre. E adesso arriverà anche l'indizio più importante, il drago catturato dalla squadra rossa. Va bene ragazzi, spaccaferro caricato e si parte alla carica su Stenboss che flasha perfettamente. Masidi va ancora in avanti, smontato da cavallo, ma non c'è più l'arco della torre, l'ustione sembra non essere abbastanza. Masidi va ancora in avanti, velocizzato da quella carica, e troveranno l'uccisione su Sten. Nonostante sia facile dai vari campioni grazie a Kled, perché smontando da Skarl resetta l'aggro della struttura, questo è stato un dive gestito bene da Sten. Molto, molto. Alla fine però ci è andato giù, l'avevamo detto, era un Jace morto, era semplicemente questione di quando, non questione di se. Il drago però è stato conquistato, quindi gli outplayed che almeno dall'altro lato della mappa cercano di impostare a loro volta. Venzer che si ripara dietro le sue torrette per le ventagliate di frecce di Click, e Click adesso livello 5, e comunque sappiamo che i primi livelli di Ashe non sono così aggressivi a livello di spam. Ha dei cooldown per i primi 4 livelli di gioco quel campione. Io tra l'altro adesso sono abituato a giocarla solo in Aram, quindi partire con meno 20 di ability haste è bellissimo. Non è divertente. No, non è bello. È bellissimo veramente poco proprio divertente, mi sento di dire. A livello 1 la sua W ha qualcosa come 26 secondi di cooldown, è praticamente una suprema. Mentre nel frattempo c'è Stefan che si fa vedere, c'è anche Venzer in mid, quindi Sixten
deve essere molto cauto anche perché non ha visione. Ora andrà a spottare grazie al largo granchio Lee Sin in quella zona. Vedrà anche Venzer apparire. Questo è un messaggero che non dovrebbe essere contestabile per i Machko. Vediamo se vogliono cercare giocate. No, Seaboy sta abbandonando la zona. Corre verso il suo quadrante rosso di mappa. A proposito, tu parlavi giustamente del largo granchio. Sapevi che Riot per un certo periodo aveva valutato anche l'idea di aggiungere lo stretto granchio? Questo è terrificante, questa è una delle peggiori che abbia mai sentito in, questo, in questa breve carriera. Grazie, apprezzo molto i complimenti, lo sai. Sì. Elam in una condizione ancora molto buona sulla wave, qui sulla corsia inferiore. Vogliono pensarci Machko a non rendere questa bot lane così comoda? Non ha mana, però VCC già utilizzato l'incantalame, quindi vuole solo pushare e poi aspettare che Seaboy e chissà, magari anche Sixten faccia una differenza. VCC va a tankarsi la torre per primo, ma ovviamente ha il suo tumulto di piume. Facile, facile. Le piume volano. Sixten si porta in salvo, ma arriva la raffica di Pissi. Arriva il flash. E dubstep, Ignite si balla. E Venzer è il DJ in questo caso. Occhio perché c'è anche Stefan lì in zona. E non c'è mana, non c'è suprema per VCC. Incantalame utilizzato, l'ondata viene anche bloccata sul posto dagli Outplayed. Partita molto diversa, quella che stiamo vedendo, rispetto alle precedenti, alla precedente, perché comunque qui abbiamo visto come per i Machko interrompere lo snowball di Draven è stata un'azione possibile. Abbiamo visto i dive in topside, abbiamo un 3-1 sul tabellone, abbiamo una gold lead marcata. Nonostante gli Outplayed stiano provando a rimediare a quanto sta succedendo sulla mappa, si parla comunque di una singola kill per loro, finita nelle tasche di Heimerdinger e al costo di tutte le sue summoner spell. Sì. E summoner spell che ovviamente saranno facili da tracciare adesso e facili da abusare, perché c'è la suprema ancora per quella Heimerdinger, quindi piazzare ancora la sua torrettona, utilizzare la granata per sottrarre gli avversari, però non facile ovviamente rispondere agli interventi di Seaboy e volendo anche alle frecce di click che tra poco saranno a disposizione, manca veramente poco a quel livello 6. Midlane per adesso di Haste invece sta facendo esattamente il gioco della partita precedente. Non è ancora la sua fase di intervento, non è il momento in cui deve premere il grilletto, ha una lacrima da staccare, ha un bastone secolare da raggiungere. Serve pazienza. Slow and steady. Slow and steady di Haste che, adesso che mi ci fa pensare, effettivamente potrebbe presentare con questo stile di gioco nel prossimo game anche un Cho'Gath per quanto mi riguarda. Oddio, prova a portarsi in avanti. Sixten torna in, no, alla fine solo volontà di andare a zonare quello Swain che ha utilizzato la sua ascensione demoniaca. Occhio a click perché c'è il livello 6, c'è la granata che non va a segno, eccola la freccia, ecco anche la morte turbinante, ma VCC trova la prima uccisione, è un flash in avanti, flash all'indietro invece VCC cerca la spazzata e trova in qualche modo la kill, la taglia, la stack, Seaboy va in avanti, bello, Stefan col kick, c'è il fermate arrenditi per scappare da parte di Seaboy, vediamo se sarà abbastanza alla fine, sembra riuscirci, non arrivano le visioni dell'impero in tempo per trovare l'abbattimento anche sul jungler di Machko. Che rischio da parte di Seaboy! Il flash non connette per la kill su Elam. Magra consolazione per i Machko il fatto che comunque Draven non aveva più così tante stack di adorazione quando ha trovato il cash-in ai danni di Xayah, ma questo è stato un pericoloso 1v1 sulla corsia inferiore. Comunque sì, Xayah risorse, bellissime quanto vuoi, ma si parla comunque di un affare trasolare. Non si parla di qualcosa che ti dà un trade power diretto nei confronti di Draven. È stato un ingaggio un po' sconsiderato il suo. E adesso si continua ad accumulare, si continua a farmare in tutta tranquillità. È quello che bisogna fare per The East. Proprio su The East volevo aprire anche una parentesi, se l'azione di questa partita molto aggressiva me lo consente, perché abbiamo visto, specialmente nelle ultime settimane, un The East molto diverso rispetto al passato. Sì. Questo game di Aurelion Sol e anche questo game di Swain lo stanno riportando più sul suo essere carry. Si è sperimentato, non nel modo migliore. Ora vogliono sperimentare, a far sperimentare anche, anzi a Stenbosse nuovamente, il loro trattamento di Machko. Ma Stenbosse lo gioca ancora alla perfezione. Riescono comunque a portarsi a casa la kill. Quanto rischio, bastava un altro colpo di torre per portare via la vita di Seaboy. Ora va in avanti. Si combatte di nuovo. Elam cammina in faccia agli avversari e forse un po' troppo. Freccia incantalame. Oh, bastano per trovare la kill. Sono comunque in tre con il messaggero adesso gli Outplayed. C'è l'ascensione demoniaca, c'è la volontà di divare, VCC e click, click gioca perfettamente anche col barrier, il tumulto di piume, l'incantalame non connette, di East per inerzia trova la kill, alla fine la torretta di Venzer giustizierà VCC. Anche qua una giocata forse un po' più difficile del previsto per gli Outplayed, ma comunque sono placcature e sono uccisioni. Sì, tante di queste stanno finendo nelle tasche di un Heimerdinger che sta diventando problematicamente più grande del previsto.
però in ogni caso si parla di un Heimerdinger che prenderà quello scettro di Ryley ed eccolo lì nel suo inventario, diventerà molto più molesto da navigare. Si parlava di dover accedere alla backline, beh, Heimerdinger adesso diventa una minaccia in quella backline gigantesca come minaccia, è veramente enorme al momento. Qua rivediamo la giocata perché veramente Tiest ha camminato in faccia a Click, si è preso anche una raffica dei missili Click, però ha una certa, sì, abbastanza ineluttabile la loro fine con quella torre anche. Se l'è giocata bene di Ace, senza ombra di dubbio, specialmente se consideriamo questa come fase di accumulo vera e propria per Swain. Si parla comunque di uno Swain che, a differenza dell'Aurelion Sol di prima, ci metterà un po' di più ad andare online, e il fatto che si stia facendo già sentire... Oh. Ok, Seaboy. Non fade away, Seaboy, grazie al kick di Stefan. E se lo porta a casa, si porta a casa anche una inaspettata sicurezza regalata dal jungler avversario. Di Ace adesso si porta sotto torre e sulla corsia superiore Kled si è già portato a casa la struttura. Ok. Kled non male, devo dire. È mastodontico. Kled è 1000 gold più ricco del più ricco della partita, che è comunque il suo mid laner. Sì, è veramente grosso. Ha completato la sua idra famelica. Serve ora... Sono stati molto gentili, ma occhio, ne parliamo dopo, perché di essere trovato dalla freccia di cristallo. Stefan cerca di andare in, c'è l'incantalame, ma c'è anche l'ascensione demoniaca e di Ace cammina in avanti, bello tranquillo. Sì, poi prova a fare il possibile, ma il possibile non è abbastanza. Ancora una volta, un'altra kill per Venzer e di Ace ha allontanato Click dalla sua torre. E Click deve stare attento perché Elam è a pochi secondi dalla morte turbinante, quindi anche Click rischia di salutarci in fretta. Stan e Asidi di nuovo loro in corsia superiore. Asidi si è preso il red buff grazie al suo fucile, nessun problema. Arriva la morte turbinante che trova Click, no, non l'ha neanche trovato, ma in avanti. Troverà Xayah in base, però ci sta. Fastidio puro e nient'altro, ma per Draven è un must anche quello. Asidi si è pulito tranquillamente tutta la giungla avversaria, quindi anche lì lo vedo sereno. Non spottato Sixten, Elam ha una brama sangue, ma quella è una Kali con un morello nomicon, quindi ferite gravi, penetrazione. Questo tendenzialmente è un Draven morto, esecuzione perfetta direi. Tergicristallo funzionante sulla corsia inferiore, una kill portata a casa da parte di Sixten. La partita è un po' scivolata dalle mani di Machko dopo l'eccellente early game per via di questa rocambolesca azione in quadrante inferiore, ma il fatto che Sixten sia andato lì a pulire almeno ripristina il metronomo su un tempo neutrale. È un tabellone che ci saremmo aspettati ovviamente più inclinato, considerando che Machko stavano dominando praticamente su tutta la mappa. Ancora molto in vantaggio la corsia superiore, ma per il resto sono vantaggi totalmente irrisori. L'unico veramente sensibile è quello di Heimerdinger, perché non siamo soliti andare a contare i gold sul supporto, ma comunque è un Heimerdinger, quindi quella è penetrazione magica, quindi quello sarà probabilmente anche un mitico aggressivo, considerando quante risorse si sta mangiando. 3-1-3 attualmente Venzer. Arriverà il messaggero invece da parte dei Machko, che riescono tranquillamente ad andare ad aggredire l'obiettivo. Un secondo messaggero, e stavo per dire non ci sono torri indebolite, perché effettivamente non ce ne sono, perché c'è una torre abbattuta top lane, cioè nel senso Asidi ha già tirato dritto, quindi il resto è tutto grasso che cola. Le torri indebolite sono state già state tendenzialmente devastate. Asidi tra l'altro sta giocando molto bene la permanenza nella giungla avversaria. Sì. Quando non sta premendo una corsia, comunque si sta assicurando di essere un'unità funzionale sulla mappa. Non sta perdendo tempo Asidi, è questo che mi piace da parte di un Kled che ovviamente vuole sui suoi ritmi aggressivi impostare la partita a favore del suo team. Stefan, quel salto simile mi ha fatto veramente tirare un gran panico. Arriva la freccia che non va a segno, prova di Ace, ma Venzer continua a tagliare la strada, piazza la sua torretta Apex, arriva la morte turbinante che non va a segno. Elam cerca di inseguire ancora i Machko, ma ci saranno la raffica di frecce, c'è anche un Sixten sempre minaccioso e soprattutto c'è un Seaboy che non è inquadrato, non è sottovisione, anzi è la sottovisione, quindi hanno informazioni su quella vai. Ma siamo in un 5 contro 5 in mid lane senza obiettivi tangibili da andare a prendere. Si sente che è una partita molto più sporca rispetto a prima, una partita molto più viscerale tra le due squadre. Beh, lo è diventata. E questa è la cosa che mi crea problemi, perché non era una partita sporca, non era una partita viscerale, era una partita di League of Legends fino a un certo punto. A un certo punto però su quella corsia inferiore, e di nuovo quello il luogo del delitto, i Machko
con uno scivolone di troppo, e questo scivolone di nuovo si costruisce attorno a The Haste, rischiano di restituire pezzi di partita agli outplayed. The Haste era la sua fase di accumulo su Swain, non è adesso che volevi uno Swain utile da affrontare? C'è adesso rapporto, c'è anche il fermo del renditi, devono essere rapidi ed efficaci. Matchco e sembra non riuscire a farlo, stordito di Haste dopo il teletrasporto. La kill è stata trovata da Sixten, ma Asidi e lo stesso Sixten stanno scappando dall'auto sbagliata. Esecuzione perfetta in avanti, arriva lo stordimento da parte di Venzer, tanti danni su Asidi anche grazie all'ustione, ma c'è quelli tra Famelica, c'è Sibo che va ancora in avanti, Visisi trova la kill su Venzer e di Haste, stavolta è abbandonata a se stessa, arriva la capriola con Shuriken per giustiziare l'avversario. Elam prova a farsi sotto adesso, ma questa è un'altra torre che verrà conquistata da Matchco. È Asidi che risale a cavallo di Skarl ed è Kled che potrebbe minacciare ancora l'avanzata, 3 secondi alla carica, ma non vanno in avanti. Deve esserci evidentemente qualche fonte buona di miele su questo quadrante inferiore di mappa, perché ogni volta che vediamo la pallina passare dall'altro lato del tavolo da ping pong, questa è la corsia che ne è protagonista. Stavolta i tempi di reazione di The Haste non sono stati sufficienti, anche perché comunque The Haste abbiamo visto che ha utilizzato la sua ascensione demoniaca in apertura dopo il teletrasporto, ma non è riuscito neanche ad inseguire un Asidi smontato da cavallo e quindi non è riuscito a mantenere la sua trasformazione attiva. Non aveva i danni, non aveva il sustain, non aveva niente per rimanere in vita. Quindi ci salutano sotto torre, ci saluta la torre, outplayed che vedono i Matchco riprendersi la mappa. Occhio a Venzer, alla fine riescono a tagliare bene la strada agli avversari, gli outplayed, ma arriva la carica e Stem Boss sarà nuovamente la vittima. Asidi va ancora in avanti, ma allontanato a calcioni da Stefan dalla zona di mappa. Matchco sul primo drago Hextech del game. Se la porteranno a casa, è una landa succosa questa. Ed è anche una landa molto adatta alla loro composizione, se consideriamo che hanno doppio tiratore barra spellcaster sulla corsia inferiore. Per campioni come Kled e come Akali è un'utilità relativa, gli permette di navigare meglio le corsie laterali, ma non è quel drago che ti porta a dire ok, solo grazie al drago vinco. Quelli sono campioni che già di base, se sono in vantaggio, vincono le side lane, col drago lo fanno meglio, ma per la duo lane quella è un'iniezione fantastica. Più che le statistiche, Kled e Akali utilizzano proprio bene il pop dell'anima. Il rallentamento lo utilizzano veramente tanto tanto bene. Quel way clear extra. Sì. Non che serva adesso che Kled ha un Hydra e a breve un artiglio del predatore, direi. Anche, una Yomu. Anche Eclissi ormai potrebbe essere. Anche. L'hanno cambiata, giustamente, ma prende il red buff, non riesce a portarselo via come Syndra all'interno del portale, non è ancora così in grado di farlo, però per ora si salva. Effettivamente avevo dimenticato che con i cambiamenti all'Eclissi piangi un po' l'aver perso il sustain, ma non se il tuo rush è un'idra famelica. No, tendenzialmente va benissimo. Va veramente tanto tanto bene. E ancora stiamo aspettando perché Asidi temporeggia, che ovviamente ricordiamo, non ha il teletrasporto, non stiamo vedendo il classico top laner, non stiamo vedendo i classici ingaggi da parte di The Haste che va all'inseguimento di VCC, forse un po' troppo, arriva anche la morte turbinante, l'onda sonica connette su click, ma Stefan non va in avanti su un Ash. Potenzialmente, in questo caso lo sappiamo, con Suprema, giustamente non va a divare sotto torre, alla fine si salvano tutti quanti, ma occhio perché sono sempre i ping di missing su quel Kled che stavolta torna in base e completa effettivamente la sua eclissi. Anche perché Ashe con Suprema è barriera sotto torre, sì. Una Ashe decisamente difficile da barstare, quell'eclissi è arrivata, abbiamo gli steel plates, abbiamo anche gli spiccioli per una spada extra come mancia per la top lane. Freccia Sixten con la cintura a razzo, piazzata subito la torre Apex da parte di Venzer, ma non può interrompere le cariche di Asidi e continua a marciare in avanti. Sixten torna in quello che rimane del suo velo di penombra e potrebbero già decidere di andare sul Baron effettivamente i Matchco. Stefan molto indebolito da questo scambio. Stefan non ha niente a che spartire su questo quadrante superiore. Sta provando, grazie alla volontà di ferro, a recuperare un pochettino di HP, ma se non sei il primo a proporre in una zona di battaglia col doppio tiratore, la RAS è troppo. La visione c'è per sapere che stanno portando a casa quell'obiettivo, ma riuscirà Stefan a rubarlo in tempo? La risposta è no. No, non ci riesce, la succhia sangue lo porterà un po' a galla, ma poi si tuffa dritto verso Sixten. Asidi troverà l'uccisione, Stem Boss prova a fare il possibile. Di Haste, appena tornata la sua ascensione demoniaca, riescono finalmente a portarsi a casa Kled, ma c'è l'incantalame, perfetto, c'è la freccia di Cristal ancora una volta da parte di Click, troverà una kill Ella, ma poi è da solo a combattere contro tutto il resto dei Matchco. Double kill, double crunch per Sixten e festeggiamo al banchetto, anche Siboy partecipa, è un ace.
per Rimacco. Carneficina portata a casa, Barone portato a casa, Gold Lead assicurata. Quelle sono 7000 quasi unità sul tabellone e rivediamo come è andata questa azione. Molto pulita da parte dei Machko. Vanno a setappare con Ashe, tiene a distanza gli avversari, continua a rallentarli, continua a obbligarli ad attraversare queste ventagliette di frecce. Tutti i danni che hanno visto Stefan fare, sì, affidamento su quel succhiasangue, ma alla fine comunque caderci dal follow-up. Anche con Sixten, che comunque ha scelto bene i suoi avversari, se consideriamo che per Akali la necessità di aspettare almeno il terzo finale della barra degli HP di Swain fosse un must all'interno di queste schermaglie. Swain gestito anche molto bene, e Seaboy, mamma mia, salvarsi con quello scudo di passiva, che bella azione. E a proposito di Seaboy, siamo talmente tanto abituati a vedere Vai da tanto tempo ormai che non ci si fa neanche più caso alle sue build. Quello è un Jaxio. È più egoistico di una virtuosa di Osa, ma è funzionale se il tuo obiettivo è sopravvivere. Considerando che gli avversari vogliono giocare con le mani in pasta tra Lee Sin, Swain e compagnia bella, potrebbe avere senso. Comunque non sono un gran fan dell'assenza di virtù di Osa su Vai, però in questo caso non avevi una vera e propria frontline di ruolo, di conseguenza avere un Bruiser un po' più tankoso grazie al Jaxio ti fa gola. Stiamo vedendo comunque, per quanto riguarda la differenza tra i fighter e le due squadre, è che i Machko vogliono fight brevi, non vogliono tendenzialmente rimanere a lungo, quindi dare quel poco di resistenza in più a Seaboy piuttosto che le guarigioni overtime. Occhio, Stefan va in avanti, c'è il tumulto di piume per salvarsi. Dicevo, piuttosto che avere le guarigioni overtime, avere quel po' di resistenza permette a Seaboy di avere un ruolo più da carry in un certo senso. Dall'altro lato, gli outplayed. Parlavamo con Swain vorrebbero temporeggiare un po' di più, ma non possono. Occhio, perché Click lancia un'altra freccia, non c'è l'aggressione, ma stanno ruotando. Seaboy e Sixten, e c'è ovviamente la carica in avanti. Venzer è il bersaglio col fermati, arrenditi, e BCC porrà fine alla sua vita. Altre piume in avanti, il morte turbinante che non va a segno, la spazzata bella invece per allontanare tutti i Machko, ma non puoi impedire che la torre cada. La torre cade, i membri degli outplayed cadono, la mappa è ormai a pezzi. Machko, dominazione totale da parte loro, ci stiamo avvicinando alla morte clinica del paziente. 8000 le unità di differenza adesso tra le squadre, e se regia lo ha sotto mano vorrei anche vedere il replay di quanto è successo in corsia superiore, perché sì, abbiamo comunque visto Seaboy e Sixten devastare di Aist e that's it. Mi ero proprio tutto il discorso, ma gli outplay vogliono combattere a lungo perché Diest deve avere la sua suprema. Bello. L'avevi apparecchiato bene, però poi alla fine, sfortunatamente, sidelane. Sixten ha anche giocato bene attorno alla preghiera maledetta, ma parlavamo del Seaboy carry ausiliare di questo team, alla fine addirittura lui a portarsela a casa, senza considerare che lo spaccaferro continua ad avere dei tempi di cooldown irrisoriamente bassi nella meta attuale, ancora quell'abilità è così forte. Ah, si girano alla carica, al flash, e non ha però la torre. Vanno ancora l'inseguimento, gli outplayed, dovrebbe essere un bel morto. Kled prova a fare il possibile, ma c'è l'incasso di quelle stacche di adorazione da parte di Elam, che comunque non ne ha trovate così tante fino adesso. Troppe morti per questo Draven. Continua Machko ad andare all'inseguimento. VCC è da solo. Bella la preghiera maledetta in questa cosa da parte di Diest per interrompere la possibile avanzata di Seaboy, ma non possono interrompere quella di VCC. Oddio, con Elam sulla corsia centrale, VCC in solitaria non vuole andare così tanto in profondità, quindi... Tra l'altro volevo vedere i gold totali di Draven, perché c'è leggero col vantaggio, ma si combatte nel frattempo. Venzer utilizza la suprema, vanno in avanti. No, vuole dare una presa. Draven ha trovato diversi cascin, ma erano tutti piccoli. Sì, quindi nonostante le 3 uccisioni della sua, le 4 morti ovviamente pesano molto di più sul tabellone generale di un Draven, perché significa non snowballare nel vero senso del termine. C'è il Kraken, c'è la Brama Sangue, stiamo aspettando ancora il frammento di infinito, mentre il moltiplicatore grosso nell'inventario di Xayah c'è già. Quelle Navori nel mid game sono davvero troppo forti. Sì. Numericamente parlando, proprio prendendo di nuovo il fantomatico libro di matematica, le Navori surclassano quel frammento di infinito in maniera sensibile in mid game. Quando poi si arriva ad un late game più tardivo, il frammento di infinito sugli auto-attacker ne ha ragione. Quindi comunque Draven, se rallenta la partita, non è un Draven da considerare fuori dai giochi. Però comunque significa che per adesso i teamfight sono di Xayah. E di conseguenza gli obiettivi dovrebbero appartenere ai Machko. Sono curioso proprio di questo, del vedere come i Machko andranno a utilizzare questa grossa mid-game prowess per cercare di conquistare quel drago dell'anima, eventuali baroni Nashor. Questo appunto arriverà tra 40 secondi, quindi come vediamo da minimappa e da costellazione
costellazione di lumi blu, è il primo ad essere veramente appetibile per l'armata oro nero. Freccia ancora una volta su Venzel, il kick di Stefano è anche buono, ma tradisce il suo Heimerdinger. Sixten sta arrivando con l'esecuzione perfetta, si tuffa dentro Stem Boss e Dieste, scusate, prova a tagliare la strada, ma è stato totalmente ignorato da Siboy e Asini, anzi giustiziato da Click. Ellen prova a fare il possibile con le sue asce, con la morte turbinante, fanno scendere da Skarl Asini, ma solo in tre in vita gli outplayed contro i 5 dei Machko. Questo sarà Barone. Quello di cui ti parlavo prima, la presenza di Swain in teamfight è difficile da ignorare, ma è facile da bypassare. Sì. Hanno visto Swain, hanno detto Swain è in suprema, sarà un problema, ignoriamo il problema. Se tu non vedi il problema, non hai un problema, no? Funziona così. Occhio non vede. Occhio non vede. Backline duole in questo caso. Mamma mia, e quanto ha doluto. E tra l'altro, in verità, alla fine ha doluto solo di Ace, perché è morto praticamente solo lui. La backline si è anche salvata. Però sì, totalmente d'accordo. Frammento di Infinite Online per Draven, però adesso si potrebbe cercare di giocare un pochettino di più attorno alle corsie. Curiosi gli stivali della rapidità per Draven, anche perché capisco l'idea di limitare il potenziale dei rallentamenti di Ashe. Stivali della rapidità per Draven sono un tech contro Ashe che storicamente ha sempre fatto da soft counter di Draven, proprio perché i rallentamenti costanti... Oh no, Venzer. Proprio posto sbagliato, momento sbagliato. La freccia non va neanche a segno, ma c'è il fermaterra di Venzer. Ha il flash, ma... Lo sappiamo, Siboy va in, tranquillo, spacca ferro, teoricamente una solo bolo. La vogliamo considerare anche importante questa solo kill? 220 gold da adesso, quindi... E anche perché hai, ti sei mangiato il flash del supporto nemico, ti sei assicurato un vantaggio numerico in fase d'assedio con mano del barone dalla tua, e adesso sono 2 minuti d'assedio incessante e sono 2 minuti che gli outplayed saranno costretti a giocare in 4. Con 40 secondi allo spawn del drago, poco più, Venzel sta comunque tornando in vita, ma non ci sarà visione. Anzi, in teoria la visione c'è, perché comunque l'ha già piazzata, è morto con la sua sidestone scarica in questo caso. Però i Machko chiaramente non vogliono giocare nel fiume, vogliono creare l'imboscata nella giungla. E guarda quanto lo stanno facendo bene, ci sono le visioni dell'impero da parte di Ace per impedire che il lavoro sia troppo facile, ma allo stesso tempo non puoi contestare Sixten, non puoi contestare soprattutto Asidi, che è in top lane da solo. Bellissimo l'incantalame di Visisi che trova tutti quanti, c'è anche la freccia di cristallo ed eccola la carica di Asidi, sempre su Venzer. Sixten va in sulla backline, doppia stasi da parte sua e da parte di Ella, ma c'è l'esecuzione perfetta per uscire, ci sono le kill, no, ancora una volta su Diest e su Venzer, e i Machko vanno in avanti verso le torri, verso l'inhibitor, verso il nexus degli outplayed. Non c'è niente che possa fermare l'avanzata di questi Machko, nettamente più dominanti della partita precedente, educati nell'andare a pulire anche la corsia inferiore, ma c'è un Nexus, il Nexus chiama il loro nome. Trovano la prima torre del Nexus, trovano il secondo inibitor, sta arrivando una gigantesca ondata, freccia di vuoto che non va a segno su Ellan, poco importa, ha un altro minuto praticamente in mano del barone, dicono comunque di mollare la presa. Stemboss utilizza il suo flash, non il migliore in questo caso, vanno sul drago i Machko, li capisco, sarebbe anima Hextech, potevano forse già chiudere il game, vogliono giocarle in modo pulito. Beitone! Non è vero nulla, non è vero nulla di Buitoni, mamma mia che dolore. Sixten tripla uccisione per questa Kali. L'hai detto, sarebbe anima se non fosse partita. Se non fosse quadra kill probabilmente, perché prova di Ace a fare il possibile. Arriva la quadra kill, arriva l'Ace, arriva l'1-1, la palla al centro. Mamma mia Machko. Direi che la tensione è andata via. I nervi lisciati proprio, totalmente hanno pettinato il sistema nervoso, non so come sia possibile una cosa del genere, probabilmente anche particolarmente dolorosa, quindi props ai giocatori dei Machko che si sono sottoposti a questi trattamenti disumani, pur di sottoporre gli outplayed a questi trattamenti disumani, perché è stato abbastanza brutale quello che è avvenuto sulla landa. È stato meno pulito del game precedente, è stata un po' la linea, sì, che abbiamo tracciato, sì, perché gli outplayed hanno vinto in maniera non più convincente ma più clean. Sì. Però poi i Machko si sono proprio arrabbiati, il game 2, si sono veramente arrabbiati. Ed è il bello di una serie prolungata, è il bello di aver lasciato alle spalle ormai la stagione regolare, l'onore dei finzi contini qui va regolato una volta per tutte. Siamo nell'upper bracket, chi perde oggi non è fuori, quindi è vero, c'è la regolazione dei conti finale, ma arriva comunque con una seconda chance, con un, diciamo, con una rete di salvataggio per il team che ne uscirà sconfitto oggi, ed è importante tenerci aperti mentalmente perché siamo sull'1-1. Questa è la partita che mette ufficialmente la palla al centro e soprattutto ci ha dato due team vincenti in maniera convincente nelle due partite che abbiamo visto. Sì.
la vittoria è arrivata dallo stesso lato dal quale avevano perso. Sì, questo significa vero. Che i team non sono neanche dipendenti da un lato di mappa per vincere. Outplayed Red Side, win e lose. Machko, Blue Side, win, lose. Sono due partite che hanno semplicemente accorciato la giornata di oggi a una BO3. Sì, probabilmente sì, è quella che dovrebbe essere un po' la chiave di lettura. A questo punto anche una domanda che inizia a correrci in testa, perché fino adesso la Red Selection è stata sempre Machko, essendo il seed più alto, è stato il team che ha perso il primo dei due game, quindi giustamente sì. Hanno scelto nuovamente lo Blue Side. Saranno gli Outplayed a prendersi il Blue Side, saranno i Machko da Red Side, che storicamente non è proprio una bella notizia per i loro avversari, avere i Machko da lato rosso. Però, altra domanda che ti faccio, perché prima, durante la partita, abbiamo avuto il primo, a mia memoria, double kill and double crunch, perché è stata una doppia uccisione per due giocatori quando è comparso il banner. È vero, potrebbe essere un precedente storico. Posso prenderla anch'io per fare Se è double double crunch, effettivamente hai diritto anche tu. Sì, tieni. Lo prendo volentieri. Analista. E mentre i caster si stanno divertendo a sgranocchiare Nicknax alle nostre spalle, anche se non sono alle nostre spalle, ma avete capito, andiamo a analizzare questo secondo game, perché abbiamo avuto esattamente l'opposto di quello che abbiamo avuto nel primo game. I Machko sono tornati in carreggiata. Sì, il warm up è finito, e soprattutto le convinzioni che ci aveva dato comunque la draft dei Machko, ma non il gameplay, questa volta invece va all'opposto, e cioè le convinzioni della draft ci fanno anche vedere in game effettivamente come i Machko portano a casa un bel pacchetto, con palesemente quello che potrebbe essere addirittura il power pick di questa serie, cioè Xayah. Le risposte alla Xayah da parte degli OP sono in a vacuum, quindi senza troppo contesto, anche opportune. Cioè abbiamo il Jace, che quindi è sia un takeaway ma anche una risposta long range alla Xayah. Draven, che è un laner migliore di Xayah. Ma poi la draft non va a svilupparsi effettivamente come vorrebbero gli OP, magari come vuole il Red Side, ma non come vogliono gli OP, perché abbiamo Sten su un carry che cade più e più volte, abbiamo The Aced su un check a questa Akali che però non checka più di tanto queste side lane così esplosive, e devo dire abbiamo Venzer che si trova a blind pickare un Emerdinger che non ricordo così tanto attaccato in altri game, perché comunque gioca contro due di carry e vanno a soffrire anche parecchio il matchup in 2v2. Devo dire questo è stato uno dei game anche forse più inesistenti di Elam, che è preoccupante perché possiamo vedere che gli OP effettivamente hanno bisogno di lui. È stata forse anche una delle draft più strane, i cui rischi erano tanti, reward non li vedo. La partenza della draft con l'R1 Jace ha senso assolutamente, se ti vai immediatamente però a blindare su un jungler AP, se lo vuoi flexare. Se lo stai prendendo per il tuo mid laner e basta, ok, stai facendo anche lì, forse stai un po' bruciando le tappe, puoi aspettare un R3, vabbè, non credo che verrà contestato, o se viene contestato lo vuoi prendere subito, assicurati di avere quel benedetto jungler AP per variare un po' il colpo. Sono finiti in counter di fatto sia Limer, bot, hai detto bene, doppio marksman, le torrette vanno giù, non c'è alcun tipo di azione che Venzer possa intraprendere sul pick, e hai creato la necessità di mettere mid laner, mid AP, scusatemi, la Defiance, perché stavo pensando al fatto che non è Jace che può finire nelle mani del mid laner, perché altrimenti resti jungle mid 2 o full AD. Credo si siano un pochino persi nella volontà di a tutti i costi anticipare questo Jace R1, ma avendo meno potenziale di flex di quello che potevano avere. Se poi contiamo che l'esecuzione in mappa ha visto Sten andare troppo behind rispetto a quello che poteva succedere, chiaro che una situazione di draft che era una plausibile scelta con i suoi rischi e con i suoi reward è diventata soltanto un disastro. Posso anche dire, mi ha fatto piacere vedere i Machko avere anche delle azioni in early game più sensate, perché comunque abbiamo visto un bel diving bot dove comunque Sixten si dimostra comunque pronto a punire questo Draven, che in questo momento della partita
ha ancora parecchie stack che vorrebbe appunto cashare, però qui si trova col suo team in ritardo sull'azione, in ritardo sulla wave, e questo Seaboy con una V che storicamente non è il suo campione preferito, ma qui comunque i Machko cambiano parecchio gli equilibri della bot lane a discapito di quella Kali, che però poi dopo si è ripresa alla grande. Ma fermare questo snowball da parte di Draven era la priorità numero uno, che vedono molto bene. E in più mi collegherei anche al fatto di come gli OP sono effettivamente molto desperate nel momento in cui il loro Draven va behind e reingaggiano praticamente 2-3 minuti dopo con un dive bot da parte di The Ace questa volta. Ma per loro sfortuna non è Draven il benefattore di questa play, perché comunque Elam qui troppo presto con l'esporsi ha praticamente un one shot, e per quanto l'azione di questo Herald sia comunque all'unisono, effettivamente la maggior parte dei gold va comunque in un po' in Swain, un po' in Aimer, che non avranno tutto al più beneficio di usare questi gold e cadranno poi da una strong side, o comunque le decisioni di Seaboy dall'altra parte della mappa molto più impattanti. Stan, questo game non pervenuto. E vorrei porre l'accento anche su un altro non pervenuto, ovvero The Ace, soprattutto su una delle cose che hanno evidenziato i caster durante la partita, ovvero quando non vediamo The Ace su dei campioni carry o comunque su dei campioni che lo possono rendere protagonista, lo vediamo molto molto indietro, lo vediamo soffrire tanto. E questa cosa sta cominciando a farsi vedere un po' troppo spesso e in una serie comincia a diventare un problema. Sì, potrebbe venire esposto, anche perché comunque qui lo Swain, almeno la sua identità, restava in vita fin quanto poteva essere quel deny alla pick comp dei Machko. Sì. E i Machko, tra l'altro, che a volte hanno anche provato questo pick contro Swain, che comunque non avendo gli item a sufficienza e andando a schiantarsi contro una ult di Swain, dava comunque modo a The Ace di sentirsi al centro di questa azione. Però effettivamente non so se più per i pick o per il meta o proprio per una questione di forma individuale, The Ace non sta mettendo quell'aura di minaccia intorno a lui che spesso vedevi nel momento in cui arrivava un certo item breakpoint, che magari abbiamo anche visto in game 1, no? Ha comunque sfoggiato quell'Azol da scaling, ma diciamo The Ace era comunque 50 CS sotto e io non penso di aver mai visto in 2 anni The Ace così tanto behind. Forse vale la pena di reintrodurre un pensiero di karma mid per lui. Ora, per le composizioni che abbiamo visto collocate adesso, sembra essere serata in cui Stefan vuole a tutti i costi giocare su carry pick, giocare su campioni che comunque gestiscano il momentum della partita più che fare da facilitatori per le corsie. Quello che possiamo anche discutere è la scelta dell'apertura su dei ban di jungle a Seaboy. In questo momento veder filtrare una Sejuv, veder filtrare un Gragas, non lo vedo quanto pericoloso quanto è il fatto di trovarsi col dover giocare Jace, perché evidentemente non è un pick di cui Stan può permettersi di fregiarsi stasera, non è andata assolutamente benissimo per lui, non è un pick evidentemente di Ace vuole avere contro in lane, tanto che si è arrivati a piccarlo in R1, è vero che adesso passiamo con il blue side per gli outplayed, però questi giochi di potere vanno tenuti a mente, perché se ora continua sull'inerzia del blue side che vince, devono trovarsi poi a giocare sul 2-1 da red side e avranno lo stesso grattacapo. E tra l'altro hanno in Malphite un ottimo counter pick a Jace. È vero che non è particolarmente forte in Tuxaya, anzi forse Xayah è uno dei migliori counter perché va in ulti sulla R di Malph con un buon timing, però intanto puoi giocartela magari appunto prendendo l'R1 di Xayah o bannandola, e vai ad avere risposta su quel Jace giocandoci Malphite a costo anche di flexarlo mid in 2-6. Partiamo dal presupposto che per me gli OP non devono per forza vedere troppo più in là, in quanto la natura snowball di un matchup top, se penso da una parte c'è Azdi e dall'altra parte c'è Stan, è ok che può andare both ways, ma per ora è la mid jungle che sta andando sempre dal lato dei Machko, quindi cercherei di coprire
queste lacune in draft, cioè queste lacune di stile con la draft. Abbiamo visto un Ornn che non sarà mai oggetto di dive over and over, che comunque i Machko non vanno troppo a investire delle risorse a mandare un Ornn behind che sarà sempre utile. Quindi gli OP devono agire di conseguenza e non mettersi nella condizione di uscire dalla draft con i Machko: ah, guarda qui, abbiamo winning mid jungle e possiamo andare a distruggere completamente il loro snowball di top, facciamolo. Sì. Questo sta anche implicando, secondo me, quei famosi ban di Gragas e Sejuani, perché se non ci fosse questa necessità per Stefan di andare a insistere così tanto sull'avere il jungler con agency, sull'avere il jungler forte nel 2v2, potrebbero anche essere diversi quei ban del red side e giocarsela molto più molto più player specific, andando a togliere appunto quel maledetto Jace, questa Xayah che sta prendendo un sacco di stonks durante la serie, e se si poi va su Gragas o su Sejuani ce ne facciamo una ragione, la giocate mille volte e non è mai stato un problema. E anche stavolta, come nello scorso game, voglio chiedervi quali sono stati i vostri personali MVP del game appunto appena trascorso. A me ha fatto molto molto piacere rivedere C-Boy innanzitutto ovunque, prendere a pugni e a cazzotti chiunque passava nel river, divare, molto coraggioso con una V, comunque che lui poi quando ha un po' di gold in più dice proprio... dà un pochino questo ditino medio al support style e va full bruiser, e infatti Black Cleaver, Jaxxio, veramente una minaccia da solo, quindi per me lui è l'MVP uncontested. Gli altri due faccio un po' più fatica, anche perché i Machko mi sono sembrati comunque... direi un Acidi, sì, il terzo assolutamente, non so, Acidi. Tu cosa Acidi ne pensi? Secondo. Terzo in realtà più che Sixten, che si è trovato anche in realtà abbastanza vincolato dal dover aspettare il suo momento per entrare in game e effettivamente poter duellare. Forse un timido Click che rientra, sì, nella stavo serie, pensando anche a Click. Click, perché comunque il KD è stato molto pulito. Nella baraonda incredibile che c'è stata in bot non è mai stato trovato fuori posizione su champ immobile, contro champ invece abbastanza difficilotti da contestare. Ci direi sta. Che Click se lo può meritare un terzo posto, sì? Sì. Ok, va benissimo. Adesso, come sempre, andiamo velocemente in pausa e poi...